Daniele Merini, agente FIFA, se tu fossi il direttore sportivo della Sampdoria, in questo momento come ti comporteresti con Eto'o, visto il litigio, le incomprensioni che ci sono state e ci sono tra il giocatore e Mihajlovic? Ma insomma, è chiaro che con un nuovo arrivato così fresco, insomma, non è una situazione facile. Credo che probabilmente già prima che arrivasse ci fosse qualche problema, credo che Mihajlovic insomma non fosse così convinto del suo acquisto, penso non per il valore del giocatore ma per probabilmente adesso l'abbondanza che si ritrova davanti, dovrà fare delle scelte. Poi è chiaro insomma che ora non so bene quello che è successo, ma un giocatore che abbandona mi sembra il campo, insomma quello che ha fatto, è chiaro che non è bello, una punizione ci deve essere, qualcosa per Eto'o, però insomma deve stare all'interno di un gruppo. Complessivamente però, ecco, guardando il mercato che ha fatto la Sampdoria, pensi che la squadra si sia indebolita al di là di Eto'o? Ma è chiaro, hanno perso un giocatore importante come Gabbiadini, però insomma credo che l'abbiano rimpiazzato altrettanto bene, quindi insomma io vedo una squadra lo stesso forte, probabilmente che ha fatto fino adesso più di quello che ci aspettavamo. È chiaro che sarà duro per loro mantenere probabilmente quella posizione, perché squadre dietro probabilmente sono più attrezzate. Concludere il discorso sulla Sampdoria, Diakité, secondo te che tipo di rinforzo è per la Samp? Ma è un rinforzo insomma buono, perché è chiaro che è un giocatore di un certo livello, che ha un passato discreto, abbastanza importante, potrà dare un ricambio probabilmente a un settore che era forse numericamente un po' preciso, quindi io credo che la Samp abbia fatto un buon mercato sia davanti che dietro, quindi può confermare quello che fino a qui ha fatto. È chiaro che non si deve rompere quell'atmosfera, credo che fino a questo momento è stata un'arma vincente per la Samp. La Roma invece rischia di perdere il secondo posto? Ma insomma, io credo che come valore, insomma, dopo la Juve c'è la Roma. Purtroppo insomma, ora ha perso dei giocatori per strada come insomma, Gervinho, che credo, secondo me, sia il giocatore per il gioco di Garcia fondamentale. L'ha perso prima per infortunio, ora con la Coppa d'Africa. Però insomma, ha fatto due acquisti importanti davanti adesso per cercare di mediare come Barbio e Dumbia. È chiaro, dovranno un po' di tempo per adattarsi, però io credo che il secondo posto insomma, non possa scappare dalla Roma, almeno il secondo posto. Io insomma, me la giocherei ancora per cercare di vincere lo scudetto. In difesa serve un giocatore esperto, un giocatore di personalità che sappia guidare la difesa in questo momento? Ma sembra di sì adesso, però è chiaro, anche lì probabilmente numericamente un uomo manca, bisogna capire chi arrivare, se questo che arriva è di personalità come dici te. Ho visto qualche difensore forse un po' in difficoltà proprio nella fase difensiva, hanno giocatori bravi ma probabilmente non tra virgolette troppo difensori.